una grande verità. Era una provocazione la tua. Banale, che è molto ovvia, no? ma d'altronde, voglio dire, la nomina del management di questa società negli ultimi 10 anni è stata proprio, in un primo tempo, in un connubio strano con Castiglione, infatti l'avvocato Carpinato era di bianco, quindi Castiglione bianco. E poi dopo invece una interna allo stesso partito, quello del Caramineo per intenderci. Quindi c'erano uomini sia di Castiglione, di Fiorello che di Bianco? No, c'era un amministratore unico che era di Bianco, che era l'avvocato Carpinato. Notoriamente che usciva dallo studio Bonura Libertini, o Libertini Bonura, cioè mettiamo in ordine di importanza. E poi successivamente, voglio dire, il consiglio di amministrazione che era fatto da uomini di nomina di Castiglione, interamente di Castiglione, compreso l'ingegnere Galizia che era l'ingegnere capo della provincia, ma che notoriamente un gran commì, voglio dire, di quella segreteria, ma non per la sua storia, voglio dire, che ha avuto in tutti questi anni. E ripeto, così come ho detto prima, che parte dalla protezione civile regionale, passa dalla SAC e arriva alla provincia e poi anche alla pubblica, che era qua, a mio avviso, in palese conflitto di interesse, perché uno non può essere parte, controllore e controllato. Quando era nel CDA? Certo, perché ha firmato lui il contratto per conto della provincia, lo firmò lui. Quindi lui rappresentava la provincia che contrattava con la pubblica servizi di cui lui era l'amministratore. E poi c'è un altro caso anche abbastanza simpatico.